Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming. Allora, questo video doveva uscire in realtà parecchio tempo fa, me ne rendo conto, ma tra ritardi miei di default, il fatto che sono stato molto male recentemente e il fatto che il qui presente PC purtroppo ha dato qualche problemino al raffreddamento, questo video ha subito veramente un grande ritardo, ma adesso ci siamo, finalmente possiamo parlare di Celeste, serie che abbiamo finito in realtà quindi un pochettino di tempo fa e rimane soltanto da parlarne insieme. Allora, come sempre, piccolo antefatto, questo gioco io lo tenevo sott'occhio già da un po', più o meno già dalla sua uscita. È passato in sordina nelle mie scelte semplicemente perché avevo altre cose di cui occuparmi, però essendo un platform, è un platform di nuova generazione, è un platform che a quanto pare veniva amato parecchio nel momento in cui usciva, chi ha avuto modo di provarle, di giocarci, ne ha tessuto le lodi davvero un bel po', io ero molto interessato in una maniera o nell'altra. E quando è capitato che lo dessero con Xbox Live Gold gratis, ho colto l'occasione e ho deciso di portare la serie subito subito. Di che cosa si tratta? Si tratta, come ho detto, di un platform. Direi di nuova generazione da alcuni punti di vista, ma in realtà è basato in gran parte sulla pixel art. Sembra davvero un gioco degli anni 80, ragazzi, da molti punti di vista, sia nell'estetica, sia anche nel gameplay, e ne parleremo a breve. Questo titolo qua, ragazzi, ha colto la mia attenzione anche per un'altra ragione. È stato davvero molto premiato e, se non ricordo male, negli ultimi Game Awards ha vinto il titolo di Indie dell'anno 2018. Un motivo in più per avere la curiosità di provarlo e per avere anche un'alta aspettativa. Questo è stato un pochettino un problema, devo dire, perché avere un'aspettativa così alta per un tipo di gioco che ti piace ed è stato così tanto premiato, in realtà è una cosa un po' pericolosa, perché potresti essere facilmente deluso se l'aspettativa è troppo alta, pur anche se il gioco magari si rivela essere molto bello. Ne parleremo molto a breve. Allora, gente, questo gioco qui in sostanza consiste in un viaggio interiore da parte di Celeste, questa ragazza che a quanto pare non vive bene con se stessa. Ha qualcosa che... insomma, lei sostiene di avere qualcosa che non va nella testa, qualcosa di cui non è contenta e vuole in sostanza scalare la ragazza si chiama Madeleine, che diavolo sto dicendo, è il monte Celeste, ok? Questa ragazza Madeleine vuole scalare questo monte. Perché vuole farlo? Per riuscire a dimostrare a se stessa di essere in grado di farlo, molto semplicemente. Non tanto per la volontà di scalarlo in senso stretto, ma quanto per la volontà di dimostrare a se stessi di riuscire a fare questa cosa e di riuscire a dimostrare a se stessi di essere in grado di raggiungere degli obiettivi quando ci si propone davvero di raggiungerli. E durante la vita Madeleine racconta che è stata sempre inconcludente, sempre qualcosa che non andava, e tra gli attacchi di panico e qualcosa, insomma, una persona un pochettino ai margini, se vogliamo, ok? Molto chiusa in se stessa e che ha in sé una parte negativa, una parte cattiva, che di cui desidera liberarsi. All'interno della nostra storia, che è davvero un viaggio interiore, vediamo come, e questa ve la voglio spoilerare perché è davvero essenziale per capire un pochettino la trama e la bellezza della trama, perché la trama è davvero molto bella. Scusate, purtroppo la voce ancora non è al top. Il viaggio consiste in tante sfide e un continuo rapporto con le persone che si incontrano, che ti fanno scoprire nuovi lati di te, ti fanno avere, diciamo, un nuovo atteggiamento verso i lati peggiori a volte di te, ma soprattutto c'è un parallelismo con un secondo personaggio che a un certo punto all'interno del monte prende vita a sé, perché questo monte ha dei poteri magici, va sempre vista in maniera metaforica e figurata, ragazzi, ma di fatto all'interno del gioco questo monte ha dei poteri magici e tira fuori da Madeleine la parte peggiore di sé, che prende vita e cerca di ostacolarla in tutti i modi, in sostanza. Ora,
Madeleine all'inizio cerca di lottare con tutte le sue forze contro la parte peggiore di sé, tentando di rifiutarla. Ma col passare del tempo si rende conto di come questa parte abbia in realtà dei poteri, e infatti ha dei poteri specifici, questa parte peggiore di noi. E per scalare la montagna, a un certo punto, Madeleine si rende conto di come questi poteri specifici, questi poteri di una parte di cui lei vuole liberarsi, in realtà gli servano per raggiungere l'obiettivo che si è prefissa. E il gioco verte un po' intorno a questo. Ci sono molti momenti discorsivi all'interno del gioco, non sono poi così tanti, ma ce n'è uno in particolare che è molto lungo e ti fa davvero tanto riflettere su quello che il gioco vuole comunicarti. A seconda di casi potreste immedesimarvi nel personaggio di Madeleine di più o di meno. Io mi sono immedesimato a metà. Sono riuscito a ritrovarmi in alcuni discorsi che Madeleine fa, non in tutti, ma abbastanza da poter godere di questo viaggio e abbastanza da riuscire in una certa maniera a comprendere davvero il messaggio che questo gioco voleva darti. E questa è una cosa buona, perché in realtà questi tipi di platform più recenti tendono a essere a volte molto criptici, e io che non ho proprio questa perspicacia nel cogliere questi significati figurati, anzi faccio abbastanza schifo nel coglierli di solito, effettivamente questa volta mi sono ritrovato molto a mio agio nel comprendere e nel seguire il viaggio interiore di Madeleine. Non vi spoilerò altro, perché è un peccato. Se avete seguito la serie già lo sapete, se non l'avete seguita vi consiglio di recuperarla o comunque di giocare il gioco voi stessi, perché merita come storia. Veniamo al gameplay in senso stretto. Questo è un platform vecchia scuola, ok? Le abilità di Madeleine col tempo un pochettino evolvono, ci si muove all'interno del panorama di gioco un po' come si è sempre fatto dagli anni 80 in poi. Ragazzi, questo gioco è difficile davvero, e ve lo dice uno che è cresciuto negli anni 90, per così dire, con questo tipo di giochi platform parecchio complicati, e che in maniera, più recentemente ha giocato a giochi tipo Cuphead, che si è rivelato anche lui essere piuttosto difficile. Quindi si può dire che da certi punti di vista ci sono abituato, ma devo dire che in alcuni momenti il gioco mi ha lasciato un attimino, porca miseria, certi quadri, certi spezzoni di livello, davvero io ci ho messo tanto a farli, un po' perché ho usato male alcune abilità, c'è da dirlo, ok? Questo è assolutamente vero. Però il gioco è complicato, ragazzi, ed è un platform veramente che si trasforma in un rage game in certi momenti. Ti viene voglia in certi casi di lanciare il controller, devo dire, e questo però non è mai eccessivo al punto che davvero ti viene voglia di abbandonarlo, perché ti viene voglia di esplorare, ti viene voglia di continuare, perché la storia è bella, e comunque anche la parte platform in senso stretto, il gameplay vero e proprio, è molto divertente. Certo, è bene saperlo, ed è per questo che sto cercando di fare questo video, perché vi devo avvertire, questo gioco è impegnativo, è molto impegnativo. Io mi ci sono approcciato in una maniera abbastanza easy, ma sapendo, perché molti ne avevano parlato, che avrei avuto delle difficoltà e il gioco ti avrebbe messo davvero tanto alla prova. Non sono rimasto particolarmente sorpreso, ma in alcuni casi sì. La difficoltà in certi momenti raggiunge dei picchi davvero notevoli, e vi garantisco che in certi punti passerete molto tempo a cercare di superare il quadro. Quindi, ragazzi, questo è un gioco difficile, ok? Difficile da giocare nel gameplay, ed è anche difficile comprenderlo appieno se non siete abituati a questo tipo di filone narrativo. Quindi mi viene da dire che non è un gioco proprio per tutti, ma è un gioco, ragazzi, realizzato davvero bene. La mia aspettativa era molto alta, anche più di quanto avrebbe dovuto essere, ne abbiamo parlato all'inizio. Quindi, no, alla fine della serie non mi sono sentito come porca miseria, ho vissuto un assoluto capolavoro, mi sento benissimo, eccetera. Purtroppo temo che sia figlio della mia aspettativa eccessivamente alta.
Ma questo non vuol dire affatto che sia un brutto gioco, anzi, è un gioco veramente bello, molto ben realizzato, molto ben ispirato e che, se riuscite a prenderlo nella giusta maniera, vi farà divertire molto e vi darà un'esperienza che vi rimarrà davvero dentro per quanto riguarda la storia, il viaggio interiore di Madeleine. Il gioco avrebbe anche degli extra che io ho deciso di non fare perché mi ero stufato della quantità di sfida che sarebbe stata necessaria per andare a completare alcune cose. Magari non ne valeva la pena, magari sì, magari mi sono perso delle cose che non mi sarei dovuto perdere, però è quello che mi sentivo di fare in questo momento e sapete molto bene che il mio atteggiamento nei confronti delle serie e dei giochi che desidero giocare e portare sul canale è sempre molto istintivo ed è così che voglio che rimanga. Ok? Quindi questa è stata la mia esperienza, questo è stato il modo che ho deciso in cui ho deciso di giocare a questo gioco. Ok? Quindi ragazzi, esperienza davvero positiva. E dovendogli dare un voto, a questo punto, voglio dargli un 8,5. Non voglio andare oltre perché di fatto non mi sono sentito dentro come in altri casi, nella consapevolezza di aver vissuto un assoluto capolavoro che mi ha veramente riempito di sensazioni positive, ma allo stesso tempo le sensazioni positive c'erano assolutamente, ne ho un ottimo ricordo e il gioco è realizzato davvero molto bene. Quindi credo che il voto giusto sia 8,5 e credo che questo gioco se lo meriti appieno. Sono stato abbastanza lì da dargli un 9, però ho voluto tirare leggermente indietro per senso di responsabilità, nel senso che effettivamente la mia esperienza è stata questa e guardando la serie non mi avete visto mai esultare o impazzire di gioia, come è successo in altri casi, ok? O essere incredibilmente emozionato. Quindi è giusto così, dal mio punto di vista. Ma fatemi sapere voi che cosa ne pensate a questo punto. D'accordo ragazzi? Com'è stata la vostra esperienza della serie? Com'è stata la vostra esperienza del gioco se l'avete giocato? Fatemelo sapere nei commenti, d'accordo gente? Quindi, io direi che per questa recensione, tra virgolette, che vi ricordo essere soltanto una chiacchierata amichevole post-serie in cui vi illustro la mia esperienza un pochettino elaborata e non altro, noi ragazzi ci vediamo al prossimo gioco e al prossimo video, d'accordo gente? Quindi come sempre mi raccomando fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e di nuovo come sempre iscrivetevi al canale a questo punto se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi è piaciuta la serie conclusa e se vi è piaciuta anche questa sempre tra virgolette recensione e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e tutti i link per supportare il canale, anche il link alla playlist completa di tutta la serie di Celeste se volete recuperarla. D'accordo ragazzi? Appuntamento al prossimo gioco. A presto!